Diventa una bella persona. È il titolo di un capitoletto della cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera. Beh, una espressione forte. Quante volte abbiamo sentito quella è una bella persona? Ma cosa si intende per essere una bella persona e soprattutto l'obiettivo, quello di diventarlo? Beh, soprattutto riconoscere una bella persona. Da dove si riconosce una bella persona? Una bella persona è se io sto in contatto con una bella persona, la riconosco dal fatto che se io sto colloquiando, sto parlando con questa bella, con questa persona, entro in contatto a un dato, emotività, quando lascio questa persona, ne sono arricchito. Da quello che è stato il colloquio che ho intrattenuto con questa persona, cioè, sento che mi ha passato qualcosa, mi ha arricchito, mi ha dato delle cose, ha passato a me delle cose. E questo è il bello della bella persona. La bella persona non è la persona ben vestita, O magari, ecco, quando si dice oggi purtroppo assistiamo, purtroppo il sistema mediatico ha creato l'immagine, no? Il ragazzo, la ragazza bella, palestrata, l'aspetto esteriore. No, la bella persona è qualcosa che Sì, c'è nel ti profondo. deve passare qualcosa, un messaggio, un qualche cosa dove tu con questa persona ci stai bene, potresti fare bene, cominci a fidarti, puoi fare degli affari con lui, vedi che ti puoi fidare, poi se lui hai un progetto, lui ti espone un progetto, tu non fai altro che rispondi ok quando si parte, perché hai capito che di questa persona io mi posso fidare. E questa è la bella persona. Non è la bella persona non deve avere, per forza deve avere ricchezze o quant'altro. Ma questa persona passa un messaggio, ti passa un messaggio. Dobbiamo perciò distinguere tra bella persona e persona di successo. Sì, oltre che riconosce una bella persona, ma bisogna anche riconoscere chi è una persona di successo. La persona di successo è quando le persone intorno a lui stanno crescendo, là si identifica la persona di successo. La persona di successo non è quella persona che sale, sale, sale sui gradini del successo, sulla scala del successo e poi si guarda giù e non c'è più nessuno. Là significa che abbiamo sbagliato, là significa che abbiamo poggiato la scala sul muro sbagliato. Ecco, la bella persona o una persona di successo si misura da quanto le persone intorno a te stanno crescendo.